ha già vista, perché ormai io qui a Spilamberto sono la mia seconda residenza, grazie a Costanza, a Connie, a Ivan, a tutto il gruppo Ting Spilamberto. Io ormai qua sono di casa. Per chi non mi conosce, mi chiamo Marcella Brizzi, faccio la medica a Bologna, a Riolo, e mi occupo di medicina generale integrata con le terapie naturali per la prevenzione e per curare i disturbi in modo più naturale possibile. E sono molto contenta stasera di essere qui con Maddalena Monari e insieme a lei presentare, collaborare alla sua presentazione del libro I muscoli hanno un cuore, scritto da Maddalena Monari, recentemente pubblicato, è stato pubblicato 2017, novembre 2017, quindi 2017. Già un paio d'anni che però volano, e quindi parleremo naturalmente dei contenuti di questo libro. E Maddalena Monari, ve la presento, è dottoressa in fisioterapia, ha costruito e portato avanti da oltre 35 anni a Bologna il Centro Monari, che nasce in origine come centro di psicomotricità e antiginnastica, ma lei ha evoluto queste tecniche corporee fino a elaborare il suo metodo Monari, di cui appunto parleremo. E io pratico questo lavoro, sono allieva sua per me, per il mio benessere, per la felicità del mio corpo e dell'essere che lo abita, e regolarmente da 15 anni. Però avevo già iniziato molti anni fa, all'inizio degli anni 80, a frequentare il centro, poi ho fatto altre esperienze, finché per stare meglio di come riuscivo a stare con altre tecniche sono tornata a vedere a che punto stavamo al Centro Monari con i lavori, e effettivamente ho trovato che la pratica del suo metodo mi giova più di altre, nettamente più di altre pratiche, e quindi ho continuato a utilizzarlo, a indicarlo a molti pazienti, e sempre vedo dei risultati molto buoni. Quindi direi di cominciare. Vorrei chiedere a Maddalena se voi conoscete, qualcuno di voi conosce il metodo Monari, ne ha sentito parlare, a parte le allieve più storiche di me, che sono, e il marito di Maddalena, che qualcosa ha sentito dire e poi ha anche imparato a essere istruttore, vero, conduttore del metodo. Ma a parte loro, qualcuno conosce il metodo Monari? Eccola, una nostra naturopata. Nessun altro, molto bene. Infatti la mia prima domanda è appunto se... Come puoi descrivere il tuo metodo? Che cos'è? Che cos'è il metodo Monari e come sei arrivata a questo metodo? Buonasera, sono molto contenta di essere qui, non avevo mai visto Spilamberto, è un posto molto molto carino e abbiamo mangiato benissimo, quindi sono molto contenta. E ci siamo nutriti bene, ecco. Allora, il metodo, se dovessi semplificarlo, direi che è un lavoro di riequilibrio muscolare. Riequilibrio muscolare può voler dire tutto come niente, perché ormai tutti parlano di armonia, di riequilibrio muscolare. In realtà preferisco iniziare raccontando un po' come sono arrivata a questo metodo. Io ho iniziato a fare la fisioterapista nel 1973 e ho lavorato per anni oggi si chiamano le ASL, una volta si chiamavano i consorzi. Ho lavorato con i bambini cerebrolesi, con bambini con scogliosi, dorso curvo. Era un lavoro che mi piaceva moltissimo, devo dire. Però non aveva risultati. Mi piaceva molto perché mi piaceva stare con i bambini
che avevano problemi neurologici. Mi piaceva perché mi piaceva contribuire in quegli anni all'inserimento dei bambini meno abili, handicappati, chiamiamoli come volete, insomma, bambini con delle cerebropatie che prima erano rimasti isolati e dopo, insomma, venivano inseriti proprio in quegli anni nelle scuole. Quindi mi piaceva perché continuava una specie di rivoluzione a cui io credevo molto. E poi sono successe una serie di cose che ho scritto nel primo libro nel 96. Ho scritto un libro che si chiama Io e il tuo corpo. Il titolo di questo libro era particolare perché era proprio la sensazione che avevo quando lavoravo con i bambini o con le persone malate. Come entrare in rapporto col loro corpo. Io sapevo entrare in rapporto affettivo con la mia famiglia, emozionale, con chi mi piaceva, ma non capivo, se non con un ruolo da professionista, non capivo come entrare, era una situazione un po' difficile. E ci sono riuscita, e questo primo libro, Io e il tuo corpo, spiegava appunto come dalla fisioterapia io sono passata a un altro modo di lavorare. Nel 1978 ho letto il libro di Thérèse Bertherat che parlava dei principi di Françoise Mézières. Ero molto scossa in quel periodo perché era stato operato un bambino non dall'insegnante, non dal professore, ma da due assistenti, e ognuno di loro ha operato una gamba in maniera diversa perché ognuno di loro pensava di aver ragione e che il professore gli avesse detto di fare così. Il risultato di questa operazione non è stato sicuramente ottimo, ma dopo un'operazione non si sa mai come vanno i risultati, per cui non c'è stato nessuno scandalo, io ho fatto di tutto per denunciare, bla 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 bla. Alla fine ero veramente stanca di questo modo di lavorare ed ero abbastanza in crisi quando un assistente sociale mi presentò proprio questo libro, Guarire con l'antiginnastica, dove, a parte questa, l'autrice, che era Thérèse Bertherat e che poi si è occupata di antiginnastica, mi parlava di una certa Françoise Mézières. Io sono partita subito, quindi sono andata in Francia, insomma sono riuscita a fare questo corso come siamo state due, le prime due fisioterapiste in Italia a fare il corso Mézières. Il metodo Mézières è abbastanza conosciuto, non quanto dovrebbe, però Françoise Mézières aveva dettato dei principi completamente diversi da quelli della fisioterapia tradizionale, da quelli della ginnastica, da quelli dell'allenamento. Aveva principalmente, il suo primo principio è stato quello che mi ha sconvolto più di tutti: la forma modifica la funzione. Ora, questo può non voler dire niente, però se ve lo traduco diventa chiaro. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo indicando quali movimenti devono fare. Per esempio, se una persona la dobbiamo riabilitare, diciamo, ecco, faccia questo tipo di movimento, lo ripeta tante volte, se non viene bene lo rifaccia, provi, insista, faccia gli esercizi a casa, faccia... Ecco, se i muscoli sono accorciati e se questo movimento uno non riesce a farlo, è assurdo chiederglielo. Quindi bisogna lavorare sulla struttura del muscolo, ridargli la forma che aveva inizialmente e il movimento viene da sé. A me sconvolse soprattutto perché la forma modifica il movimento o la funzione. Non esiste nel nostro modo di pensare. Noi diciamo sempre cosa bisogna fare, questo anche nella vita normale, al di là della fisioterapia. Noi diciamo come bisogna muoverci, anche ai figli insegniamo questo. Non aspettiamo che
ci sia già la possibilità perché questa cosa si verifichi. Nella scuola solo su questa frase perdiamo una settimana, quindi mi sembra che non posso dilungarmi tanto. Però Françoise Mézières, oltre a questo, mi ha insegnato tante cose. Lei faceva trattamenti individuali. Nei miei sette anni di fisioterapia tradizionale, mentre vedevo che i lavori non funzionavano molto, nasceva allora, negli anni 70, la psicomotricità. E avevo incominciato a fare moltissimi lavori di relazione con i bambini, più che fare le tecniche fisioterapiche che non erano molto rigide, molto dure, durissime peraltro. Bambini messi nei tavoli da statica, insomma una fisioterapia dove secondo me ci aveva messo e ci ha messo ancora lo zampino Hitler, per cui qualcosa di drammatico onestamente. E quindi ho incominciato a far fare ai bambini dei lavori di relazione. Quindi io facevo già della psicomotricità, ma c'era qualcosa che mi impediva di far fare ai bambini la psicomotricità. Perché? Cioè, la facevo fare, però c'era qualcosa che non mi convinceva. Cioè, se noi siamo duri, rigidi, lavoravo anche con bambini con scogliosi, molto contratti, la relazione non poteva venire molto bene. Quindi tutto questo mio lavoro psicomotorio aveva senso e anche non. Ecco, quello che a me ha interessato molto di Mézières, non fare i trattamenti individuali come faceva lei. Ho fatto veramente il metodo Mézières per un determinato periodo, ma molto poco, perché io volevo lavorare in gruppo e volevo lavorare sulla relazione, sul contatto fra le persone. E naturalmente questo contatto sarebbe venuto veramente bene solo se i muscoli erano nel loro equilibrio, al loro posto. E quindi qui è iniziato il mio percorso. Il metodo Mézières l'ho fatto 5 volte, non perché sia poco intelligente, non sono né poco né molto, sono un'intelligenza normale, però il metodo Mézières non è facile da capire. Non è facile perché è troppo rivoluzionario. E purtroppo altri mézieristi in futuro, perché adesso tira molto l'idea di fare il metodo Mézières, hanno un po' preso quello che volevano. Mézières non era facile da capire. Io credo nel mio lavoro di prendere alla perfezione i principi di Françoise Mézières, ma di fare un lavoro diverso, un lavoro di gruppo, un lavoro sulla relazione e sulla struttura dei muscoli. Per cui il mio metodo sinceramente riequilibria la muscolatura, ma dopo che i muscoli sono riequilibrati non ci stanno equilibrati. Noi abbiamo uno schema motorio, un modo di muoverci che ritorniamo esattamente come prima, e questo era un problema non da poco. Bisognava trovare il modo per fissare questo cambiamento. E il modo per fissare questo cambiamento, e qui parlo nel libro di queste cose, avviene proprio nel immediatamente provare a fare movimenti che prima non conoscevamo, e quindi dare al nostro sistema nervoso la comunicazione che c'è qualcosa in più. Il contatto è un'altra cosa che fissa. Il problema è che se noi abbiamo uno schema di movimento, i neuroni sono già un po' collegati fra loro, si muovono automaticamente, ognuno ha il suo stile, ognuno guida in macchina nel suo modo, ognuno gioca a biliardino a seconda delle sue posizioni. Ormai c'è uno schema prefissato, i neuroni partono. Tu puoi imparare a giocare a biliardino a 20 anni, a 80 impugni di nuovo le manette nello stesso identico modo, perché c'è uno schema, i neuroni si agganciano. Allora, come sganciarli?
non è facile sganciarli, però può essere semplice dare nuove informazioni, molte informazioni di più. Sapete che quando ci innamoriamo cambiano tutte le informazioni, quindi dare qualche cosa di bello, di piacevole, con un nuovo modo di essere, muoversi e entrare in contatto con gli altri. Questo è quello che mi ha fatto partire. Poi in 37 anni le cose si sono modificate e questo libro parla di queste cose e parla soprattutto dello studio di come mai noi abbiamo quel tipo di schema, come mai noi ci muoviamo in quel modo, quanto viene dalla famiglia, quanto viene dalla nostra storia, quanto viene dall'ambiente, dalla nazionalità, dal paese in cui viviamo. Se non mi fa altre domande lo racconto tutto. Poi chiedimi, dà delle curiosità. Sì. E se non sono stata chiara, ditemelo. Sì, adesso poi se ci sono già subito delle domande vostre, sono più importanti delle mie, direi. Quindi se qualcuno vuole qualche ulteriore chiarimento o vuole aspettare che ne parliamo ancora, siamo apposta qua. Quindi diciamo il secondo libro, questo secondo libro ho capito anch'io che ha l'innovazione di fondare sulle scoperte più attuali e recenti delle neuroscienze il come funzioniamo, come funziona il sistema nervoso, il cervello, come appunto la scienza neurologica mostra che quello che Maddalena ha trovato nell'evolvere, nello studiare questo metodo è in effetti spiegato e spiegabile e utilizzato in neuroscienze appunto per riabilitare, ritrovare delle funzioni che erano state perse o non erano state acquisite attraverso e fissare le nuove mappe. Benissimo, quindi abbiamo anche il supporto delle neuroscienze a dimostrarci che quello che Mezier sapeva è vero e quello che Maddalena ha trovato applicando i principi di Mezier nel lavoro di gruppo, nel lavoro che ognuno fa su di sé in gruppo, è effettivamente possibile liberare la struttura, rimettere i muscoli al loro posto, ma anche fissare il meglio possibile queste novità in modo che il nostro sistema le ritrovi con più facilità. Ma in tutto questo, che è piuttosto insomma comprensibile, articolato e tecnico, cosa significa, perché questo titolo, I muscoli hanno un cuore? Da dove viene il cuore? Dov'è il cuore? I muscoli hanno un cuore perché si muovono come il nostro cuore, si irrigidiscono, il cuore non è che si irrigidisce. Stavo pensando, quando noi vediamo qualche cosa o ci emozioniamo per qualcosa e il cuore lo sentiamo che batte, prima ancora che lui parta, il muscolo si è già azionato. I muscoli, senza che noi ce ne accorgiamo, si contraggono, si irrigidiscono, si spaventano, quindi arrivano prima del cuore. E dopo, mentre il cuore si tranquillizza, i muscoli non tornano al loro posto. Per tornare al loro posto bisogna fare qualcosa. A proposito delle neuroscienze, quando ho scoperto che tutto quello che io avevo visto empiricamente veniva dichiarato scienza, ho pensato che era una delle volte in cui la scienza ci prendeva, perché io ero assolutamente certa di quello che vedevo e non sempre la scienza o le cose le cose che vengono scritte, che vengono dichiarate, sono vere. Come i greci, penso che l'empirico sia assolutamente lo studio più importante. E io in tanti anni avevo proprio visto come poteva cambiare il corpo. Per cui questo ha dato un supporto per poterlo scrivere, e l'ho scritto nel libro,
ma non ha dato molto a me se non il fatto di essere contenta che un po' si aprivano delle strade, perché dopo anni e anni che lavoro sul corpo non solo conosco il mio profondamente, ma so esattamente come il corpo può cambiare. Prima non si parlava di plasticità del cervello, prima non si parlava di plasticità del corpo. Mezière ha dimostrato che il corpo è plastico e le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello è plastico, che esistono i neuroni specchio, che noi imitiamo e il corpo degli altri condiziona il nostro. Susan Mart ha anche una scienziata americana, ha anche scritto e ho anche fatto studi sul fatto che in meno di una frazione di secondo le contratture delle persone che vediamo diventano le nostre. Quindi se noi incontriamo una persona che è molto rigida, noi possiamo prendere le sue rigidità in una frazione di secondo. Però è anche vero che quando noi siamo morbidi passiamo questa cosa, quindi la conduzione fra le persone, che è stata studiata ultimamente, è una cosa che io ho sempre visto. Ho sempre visto, una volta che i muscoli si ammorbidivano, vedevo che le persone si muovevano diverse, entravano in contatto in modo diverso e cambiava la loro visione, il loro modo di stare insieme e lentamente il modo di stare nella vita. Se prima di fare un lavoro di relazione non c'è un lavoro sui muscoli, le persone invece che avere degli incontri hanno degli scontri, per cui i due lavori insieme erano necessari, uno per la plasticità del corpo e l'altro perché la mente plastica potesse aggiungere a una connessione neuronale delle altre informazioni. Quindi sono, insomma, quello che ho sempre verificato finalmente è stato in qualche modo compreso tramite altre strade, per carità, però questo è quello che ho voluto scrivere nel secondo libro, perché il metodo era sempre quello. Ci sono persone che scrivono su una stessa cosa tanti tanti libri e io ho scritto questo solo perché c'erano delle novità rispetto a quello che avevo scritto precedentemente. La domanda che mi avevi fatto è perché i muscoli hanno un cuore, ed è proprio così, insomma. Appena, ecco, un modo per fissare lo schema nuovo è la percezione. Sono quattro le cose: la percezione, il ad alta voce dire le sensazioni. Voi sapete che l'unico modo per imparare bene è spiegare a qualcun altro, questo lo sappiamo tutti, per cui dirlo ad alta voce aiuta molto il sistema nervoso a comprendere le differenze. Noi prima facciamo lavorare una parte del corpo, anche solo con poco lavoro, subito si trasforma per l'autentica plasticità del corpo, per cui il sentire una spalla più bassa, l'altra che ancora deve essere lavorata più alta, cioè la percezione diventa un modo per sentirci sempre, per ascoltarci sempre. Volevo dare questa informazione. C'è la rappresentazione nel nostro cervello delle sensazioni che il nostro corpo ha, della percezione che il nostro corpo ha. Questa rappresentazione si chiama homunculus ed è disegnata con una schienina piccolina, 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 perché se noi prendiamo un granello di sabbia e lo mettiamo dietro la schiena non lo avvertiamo.
con una lingua enorme, perché se lo stesso granello di sabbia lo mettiamo in bocca ci sembra enorme, con delle mani gigantesche. C'è proprio un bel disegnino, andate su internet, Homunculus, c'è proprio questo bel disegnino. Ecco, quello che noi facciamo, questa schienina così poco sensibile, lavorando, se dovessero fare l'Homunculus, visto che anche il cervello è plastico, di uno che fa questo tipo di lavoro da 10 anni, l'Homunculus suo è diverso. Ci sarebbe la percezione di tutta la schiena completamente diversa. I principi di François Mézières, oltre che la forma modifica la funzione, parlano di 4 catene muscolari. Una catena muscolare vuol dire che un muscolo appena finisce se ne attacca un altro, per cui diventa come un unico strato. E quindi è sufficiente lavorare una spalla per appoggiare meglio un piede, perché è come se noi avessimo un telo che ci prende dalla testa, ci avvolge fino al piede, a metà del ginocchio anteriormente, e ne aggiungessimo un pezzo in alto. Naturalmente tutto si distende. Questo è molto importante, perché noi, se andiamo in un centro di fisioterapia, abbiamo male a un piede, ci lavorano il piede che è infiammato. Diventa molto importante lavorare la spalla, così il piede sta meglio. Ecco, queste indicazioni di François Mézières, questi principi di François Mézières, sono serviti enormemente come apporto e come base al metodo Monari, al metodo che viene fatto e che viene descritto nel libro. Grazie. Poi c'è un'altra curiosità che ho io. Non so se avete visto il libro entrando, o se lo volete guardare. Adesso non ho modo di ingrandirlo, però in copertina ci sono 3 donne di cui non si vede il volto, ma si vedono le chiome. Ci sono 3 chiome femminili molto belle, ampie, ricche. E mi chiedo, forse anche qualcun altro si chiederà, cosa c'entrano queste 3 chiome con i muscoli e il loro cuore. Ce lo spieghi, da dove viene questa foto, questa immagine? Questa foto viene dalla mia chioma e quella delle mie 2 sorelle. Ed è un simbolo, perché i nostri modi di muoverci, il nostro schema motorio, è quello che noi abbiamo preso dalla nostra famiglia. Se in una frazione di secondo, appena vediamo una persona, ne prendiamo le contratture, potete immaginare come crescendo un bambino imita e si muove esattamente un po' come i genitori, ha lo stesso schema. E la mia mamma, o la nostra mamma, insomma, ho dovuto dividere, era siciliana, e quindi ho messo questi capelli perché contraddistinguono molto il timbro siciliano, anche perché è un riccio abbastanza particolare, che non al nord c'è meno, ecco. E questo è sicuramente, voi se sentite anche al telefono, a volte si scambia la voce fra una sorella e l'altra, perché le sorelle hanno un modo di parlare simile, hanno un modo di muoversi simile, e quindi le nostre contratture non sono solo le nostre, sono anche quelle dei nostri genitori. E siccome i muscoli hanno un cuore, e quello che noi prendiamo e contraiamo i muscoli, quando ci agitiamo e contraiamo i muscoli, e dopo i muscoli, se non vengono distesi, rimangono così, prendendo le rigidità della nostra famiglia, ne prendiamo anche la loro storia, i loro dolori, le loro agitazioni, i loro problemi. E quindi, per esempio, io ho questo modo di muovermi, che metto sempre la mano davanti quando devo parlare, o anche delle foto, che era una cosa che faceva mia mamma. Chissà se è il mio dolore o è il suo, è il mio modo di proteggermi o è il suo, non lo sappiamo. Questo è il timbro
della casa, insomma, e quindi queste chiome sono un po' il timbro della casa ed è il timbro del sud, il timbro dell'Italia, come qualcuno può avere il timbro del nord, il timbro dell'America, e quindi noi in ogni nazione e ogni città, ogni famiglia c'è qualcosa che ci contraddistingue, perché i muscoli hanno preso e copiato e assorbito quel tipo di espressione. Bene. Vi risulta questa cosa? La vedete nelle impostazioni familiari, nelle somiglianze acquisite, non solo dei tratti somatici, ereditati, diciamo, ma proprio si vede anche tra i cani e i loro proprietari, no? Cioè, si vede che ci si assomiglia nel modo di muoversi. E a volte non è facile dire io mi stacco dalla famiglia. Dove ti stacchi? Se fai gli stessi movimenti, le stesse cose, è tanto dentro di te. Riequilibrare i muscoli e farli tornare nella posizione fisiologica ci stacca dalla famiglia. E staccarsi dalla famiglia vuol dire anche amarla di più. Quindi è una libertà profonda. La libertà per sciogliere i muscoli, ma non solo, la libertà di vivere emozioni che non erano passate prima, perché erano chiuse nella rigidità muscolare e familiare. Io credo di aver detto quasi tutto. Ci sono curiosità? Avete curiosità, domande da fare? Vedere un esempio. Un esempio pratico, anche se una persona, è un rapporto personale. Allora, il mio lavoro, al di là di tutto quello di cui abbiamo parlato, il mio lavoro è un lavoro di allungamento muscolare. Noi usiamo delle palle di gomma piuma, per esempio, quindi le persone sono sdraiate, sono in cerchio e così inizia una seduta. Chiediamo come stanno, come va, se hanno dolori particolari, e poi con una palla di gomma piuma grande, media, piccola, incominciamo a metterla tendenzialmente all'inizio di una seduta proprio sotto la spalla, e lì tenendo un punto fisso che non ci permette di muovere tutto il corpo, ma di muovere solo la spalla, perché c'è la palla che ferma e che lavora anche sul muscolo, facciamo fare qualche piccolo movimento. Con solo questa cosa, appena uno si alza in piedi, vede che questa spalla si è acceduto, ma si appoggia meglio il piede, tutta la zona del corpo, quindi provare, bisognerebbe fare adesso tutti sdraiati, un gruppo, io non ho neanche le palle di gomma piuma, e si può sempre fare. Comunque voi a Modena, qui c'è un centro che fa questo lavoro, non lo facciamo solo a Bologna, per cui uno può anche, non so, a volte fare una prova, ecco. Comunque è un lavoro fatto con pochi strumenti, palle di gomma piuma, palle da tennis, che lavora i muscoli tenendo il corpo in assoluto equilibrio. Perché? Dimmi un attimo. Perché, per esempio, adesso questi lavori si potrebbero confondere con gli allungamenti, con gli stretch. Adesso, quando ho iniziato io, c'ero solo io che facevo questo tipo di lavoro rispetto al potenziamento muscolare. Adesso tutti slungano, per cui non si capisce, ma in realtà allungare, se tutto il corpo si sposta, alla fine è uno stiramento. Quello che noi dobbiamo fare per allungare il muscolo è tenere fermo tutto il corpo e lavorare solo piccole parti, in modo che si allunghino quelle parti, perché se io tiro la borsa e non la tengo con un punto fisso, se supponiamo sia elastica,
così la riesco a tirare. Se non tengo un peso fisso, la sposto semplicemente. Questa è la differenza fra gli stiramenti, gli allungamenti e quello che invece si basa sui principi di François Mézières. Da vedere, sono tutti in cerchio con varie palle, una palla per volta, ma insomma. Ecco. Sì. Ecco, se volete, scusa, parlare, non so, di problematiche che avete, di patologie, perché questo lavoro copre tutta una serie di patologie, dal dorso curvo, la scoliosi, mal di schiena, tutti questi dolori cervicali, sono perché i muscoli sono molto tirati. E la cosa forse più importante è quella di incominciare questo lavoro quando i bambini incominciano ad avere un po' di deviazione muscolare e invece di mettergli il busto, che voi capite un po' da tutto quello che vi abbiamo detto, che vi ho detto, che se voi mettete un busto, questi muscoli li incastrate completamente. Quindi più uno mette il busto in una scoliosi e più gli facciamo del male. Il torace si restringe. Poi è bloccata, uno sta malissimo, appena togli il busto di nuovo, però i medici dicono pensi se non avesse messo il busto come sarebbe, invece no, se non l'avesse messo già anche senza far niente forse sarebbe stata meglio. E invece lavorando sui muscoli, un'altra, scusate, differenza molto grossa fra la fisioterapia tradizionale e i principi di François Mézières è che ogni deviazione delle ossa non dipende dalle ossa, ma dipende dai muscoli che la tirano più da una parte rispetto all'altra. Per cui ragionare, se io fossi sicura e convinta che la scoliosi dipende da una deviazione dell'osso, dove il muscolo non c'entra niente, bene, potrei dire, oddio, un busto ci vuole. Ma se sono convinta, come sono, che dipende dai muscoli, se metto un busto li ammazzo questi muscoli. È chiaro che noi abbiamo la colonna, muscoli a destra, muscoli a sinistra, il più grande che si chiama gran dorsale, un po' metà è a destra, metà è a sinistra. Se quello di destra è molto contratto, io mi piego. Quindi se mi mettono un busto mi rovinano. Il problema è di allungare quel muscolo che mi ha fatto piegare, perché le ossa sono semplicemente vittime dei muscoli. E quindi a Bologna, per ora solo a Bologna, poi forse verrà fatto anche a Modena, lavoriamo proprio con i bambini. Quei bambini che hanno scoliosi, dorso curvo, problemi, dismorfismi in genere della colonna, con risultati veramente eccezionali. E, bene, per chi è di Modena, c'è sempre stato un centro a Modena, diretto dalla Paola Manzini, che è stata una mia allieva per più di una ventina d'anni. La Paola è venuta a mancare e abbiamo pensato di inviare dei terapisti del metodo, dei terapisti di Bologna a lavorare a Modena e fare dirigere alla sorella della Paola, la Rita, e continuare questa attività, perché contava più di un centinaio di allievi, per cui era un posto molto importante per gli allievi che da anni frequentavano questo posto e che avevano un po', come dire, cambiato il loro modo di vivere. Quindi togliere questa cosa sarebbe stato veramente un dolore doppio. E quindi a Modena viene fatto questo lavoro. La Rita lo gestisce, grazie a Carboni, che è una terapista di Bologna, che ha lavorato all'ASL per una quarantina di anni proprio sulle scoliosi, e viene a Modena
e fa un lavoro appunto di gruppo. Poi c'è Giusy, poi c'è Alessio, e poi c'è la Chiara. Insomma, sono tutte persone che vengono a Modena per continuare questo lavoro. Bene, e questo è stato molto importante per tutti noi, insomma, che il lavoro continuasse. Ah, beh, il mio telefono che vibra e cade da solo, fa tutto da solo. Ci sono altre domande, curiosità? Un po' di conseguenza, immaginiamo una scatola dove dentro ci sono tante cose. Se la scatola è tutta storta, anche i visceri se la cavano male. È chiaro che io se facciamo qualcosa di scenografico, se io ho una contrattura dietro nella schiena in questo modo, tutto il ventre va in avanti, per cui l'intestino non è in una buona sede. Se invece io sono in asse con la schiena, il bacino, il torace è esattamente sul bacino e non il torace è in avanti e il bacino è indietro, è chiaro che l'utero, le ovaie, l'intestino, lo stomaco hanno una buona posizione se io sono in questo modo. Anche il diaframma, che è il muscolo che divide proprio la parte superiore del nostro corpo con la parte inferiore. È praticamente il diaframma un grande cappello, come un ombrello, che è il tetto della parte inferiore e il pavimento della parte superiore. Quando questo diaframma è contratto, lo vediamo perché vediamo il torace alto alto. Più il torace è alto e più il diaframma è basso contratto, che tocca addirittura sullo stomaco, la famosa ernia iatale, eccetera, eccetera. Se invece il torace si abbassa, quindi noi lavoriamo sul torace, non possiamo andare a prendere il diaframma, lavoriamo sul torace, il diaframma prende la sua posizione. E se la prende il diaframma, la prende lo stomaco, la prende l'intestino, la prendono tutti i visceri. Quindi è assolutamente una conseguenza. Posso aggiungere, è una conseguenza molto chiara per come la descrive Maddalena, ma ci sono anche altre, diciamo, mappature di riflessi energetici. Noi, per esempio, se andiamo a vedere il percorso dei meridiani principali di agopuntura, che sono le vie energetiche che fanno circolare i segnali, che fanno funzionare gli organi, i visceri e le varie funzioni del corpo, meridiani principali passano sulla superficie del corpo, i punti di agopuntura sono in certe posizioni su muscoli e inserzioni dei muscoli vicini alle ossa, eccetera, e li andiamo a trovare. E quando i muscoli tirano in modo asimmetrico, torcono, storcono, bloccano, irrigidiscono la struttura, il corpo, anche queste vie energetiche risultano meno libere nella loro fluidità, nella loro circolazione dei segnali, e quindi si hanno quei cosiddetti riflessi somato-viscerali di cui parla anche la medicina convenzionale occidentale, che la visione energetica dell'agopuntura spiega proprio con una mappatura. Se cercate meridiani d'agopuntura in internet vedete l'omino con disegnate queste specie di autostrade, di flussi di informazioni. Ebbene, queste contratture croniche disturbano la circolazione dei segnali che fanno funzionare gli organi. E io ho messo una testimonianza della mia esperienza su questo libro,
della mia esperienza su di me, ma anche come faccio il medico, dei ragionamenti e delle cose che ho verificato con questo metodo. Per cui, come Maddalena ha detto, quando la struttura torna nella sua posizione, nel suo equilibrio, anche i visceri funzionano molto più comodamente, perché anche loro si trovano contenuti e distribuiti, assestati nelle posizioni ideali della nostra forma anatomica di ogni parte. E questo, parallelamente dall'altro lato, io lo verifico sempre facendo questo lavoro, ha lo stesso corrispettivo per esempio nell'umore, nello stato d'animo. Io entro o al centro, ma anche mi metto a fare gli esercizi a casa, perché devo dire, effettivamente facendoli tutti i giorni o è molto meglio che farli solo una volta alla settimana in gruppo è bellissimo e funzionano anche di più, ma non basta farli soltanto se hai disturbi, se hai contratture. Io torno a contrarmi come era contratta mia mamma, come era contratto mio papà, e quindi a casa mi faccio i miei esercizi di nuovo e mi cambia l'umore. Dopo un pochino che i muscoli cominciano ad allungarsi, mi viene un'allegria immotivata. La mia condizione è la stessa, la giornata è la stessa, le cose che sono successe sono quelle di quel giorno lì, però se io prima di dormire faccio un po' di esercizi, dormo, mi addormento felice. Se mi sveglio nella notte e non mi riaddormento e faccio un po' di palline, mi si placa, mi si resetta anche l'umore. Certo, l'intestino funziona meglio, il cuore batte più regolare, il sangue circola più libero, la linfa si libera i tessuti dalle tossine più facilmente, ma anche la psiche, il tono della mente, il mio modo di prendere le cose, che sono quelle, ho la mia età, ho la mia giornata di lavoro che mi aspetta, o quella che sono riuscita a portare in fondo, che mi ha pesato di più o di meno, è quella, non è che cambia. Però cambio io, allentandomi, mi esce un calore dai muscoli, un calore da dentro che si diffonde e mi accompagna e mi porta in giro o mi porta nel sonno o mi fa svegliare la mattina con questa sensazione di calore, morbidezza e facilità di essere, di esistere, indipendentemente da quello che c'è e che succede. Questo io ve lo posso testimoniare. Ed è la ragione principale. Inizialmente io facevo, fino a un po' di tempo fa, facevo gli esercizi a casa solo se avevo un po' di male al collo, un po' di mal di schiena, se avevo accorciato lavorando troppo. Adesso sinceramente, anche se sto bene, se non ho mali, li faccio perché l'umore mi migliora, come migliorano i visceri nel loro funzionare. Volevo dire l'ultima cosa. Abbiamo portato dei libri, quindi vi consiglio di leggerlo e di prenderlo. È un libro molto semplice, scritto in maniera molto molto semplice. A me è piaciuto moltissimo, devo dire, dopo che l'ho scritto mi è piaciuto tanto, quindi ve lo consiglio davvero. Ma quella è teoria, la cosa più importante è provare la pratica. Siete vicino a Modena, io vi vorrei presentare Grazia Carboni, che vi può parlare un pochino del lavoro che viene svolto a Modena, perché se io credo che Rita potrà farvi fare anche solo una prova quando entrate, quindi se Rita e Grazia volete far dire due cose, anche perché è vero che è importante parlare di un libro, ma è anche vero quando l'avete letto sapere cosa dovete, dove potete andare. Vieni Rita, approfittiamo. No, cioè è la stessa cosa, è la parte teorica e la parte pratica dello stesso libro.
che dire, grazie a tutti di essere presenti. Come ha anticipato Maddalena, io ho iniziato, ho deciso di portare avanti i corsi perché a giugno mia sorella ci ha lasciato e quindi insomma è molto emozionante per me, è la prima volta che parlo con delle persone davanti, e perché in realtà il lavoro di 20 anni che ha fatto mia sorella a Modena, insomma, secondo me è stato un lavoro importante non solo per me ma anche per tutte le persone che l'hanno fatto a Modena. Infatti stasera vedo qua delle facce molto conosciute e quindi per me è stato un modo per come dire, sentire lei più vicina, ancora vicina a me. Questa cosa è stata ovviamente appoggiata da Maddalena, dal centro, da Grazia, da Giusi, ma soprattutto è stata appoggiata da voi, perché nel momento in cui a Modena è uscita la pubblicità, è stato organizzato velocissimamente, perché la decisione con Maddalena è stata presa ad agosto, quindi non è che abbiamo avuto tanto tempo per organizzarlo, però ci sono state tante adesioni, tante persone che hanno voluto ritrovare insomma quel posto dove passare un'ora e mezza insieme, allungare i muscoli e ritrovare le emozioni che in questi anni abbiamo vissuto. Attualmente le giornate sono due, sono il mercoledì la terapista è Grazia e il venerdì è la terapista che fa i corsi è Giusi. Dov'è la Giusi? Ma Giusi! Non t'ho neanche visto! E insomma le cose mi sembra che stiano tutte molto bene. È ovvio che siamo in una fase molto iniziale di tutto questo progetto, quindi loro hanno dovuto spostare perché i loro programmi per poter essere presenti a Modena. Sono partiti anche i trattamenti individuali, perché questo è un lavoro che non è solo legato ai corsi, ma anche a dei trattamenti individuali per persone che hanno problemi particolari e niente, e insomma io sono ovviamente contenta di questa cosa qua, mi auguro che possa andare avanti, proseguire e insomma avere più adesioni, ecco. Adesso Grazia dirà. Ma non c'è che da dire molto, nel senso che è chiaro che diciamo, appunto, io sono stata allieva insieme a Paola di Maddalena, siamo state fra le prime allieve, quindi abbiamo condiviso tanti anni di questo nostro lavoro, di questa formazione, per cui diciamo che nell'ultimo tempo in cui la Paola era malata, che già ci aveva chiesto di aiutarla, abbiamo sentito poi comunque sì anche il desiderio di farlo con molto, insomma, con molta passione, perché è chiaro che quello che abbiamo subito visto, vedendo anche gli allievi e vedendo il lavoro, era veramente un grande lavoro fatto su Modena con molta, davvero, con molta professionalità, ma anche con molto amore da parte della Paola. E quindi abbiamo sentito di poter aderire a questa cosa, nonostante appunto in mezzo a tanti altri impegni che avevamo. Ecco, quello che mi sento di dire per chi non conosce ancora il metodo, comunque vuole provare, è chiaro che la possibilità di provare c'è, di provare una seduta su di sé, come diceva Maddalena, al di là di principi teorici, è importante sentire come reagisce il nostro corpo, perché a volte sentire delle cose uno dice boh, sarà poi così, e il lavoro fatto in gruppo permette anche di diciamo così, fra virgolette, godere di tutta l'energia del gruppo e del lavoro fatto insieme. Ogni volta nella seduta sì, poi forse ne hai già parlato, però nella seduta si fa un lavoro appunto sulle palline, sulla parte destra, sulla parte sinistra, si percepisce molto e
un lavoro molto importante è quello di imparare a percepire molto il nostro corpo, ma poi anche di muoverlo in relazione a noi, al nostro potersi muovere e alla relazione con gli altri. Quindi così, appunto, i gruppi sono due il mercoledì, uno alle 5, uno alle 7, e il venerdì sono uno alle 4 e uno alle 5:30. Quindi insomma, se qualcuno appunto vuole venire a provare, può comunque... Possiamo dare un telefono, un recapito? Sì, un... sì, il telefono della Rita. Sì, eh? Sì. Sì, dopo se qualcuno è interessato può chiedere il mio telefono, ma comunque siamo presenti, come ho fatto anche una pagina su Facebook che si chiama Metodo Molari Modena, quindi insomma... facile trovarci. Sì, facile trovarci. Dire l'ultima cosa, che il gruppo è sempre tenuto da due persone e c'è una novità che ormai c'è da 18 anni, una cosa così, quindi non è una novità per noi, ma può essere una novità per chi entra per la prima volta, perché la persona che conduce il gruppo è sdraiata insieme a voi, quindi chi conduce il gruppo non vede che cosa fate. Le persone sono due proprio perché c'è un altro terapista che guarda invece se alcune cose sono o fuori asse, se il corpo è storto e vi dà una mano o può aiutare un muscolo massaggiandolo a rilassarsi un po' di più. La ragione per cui ho iniziato a lavorare da sdraiata è scritta nel libro, ma dove c'è stato un episodio ben preciso che mi ha fatto decidere di cominciare il lavoro in questo senso. E ho notato, appena ho incominciato, che è veramente l'unico modo possibile di lavorare, che prima avevo fatto finta, perché da sdraiati si sente tutto, si percepisce tutto. Mi viene in mente quando uno dice, quando uno è cieco, che agli altri sensi, è un altro modo di vedere, un altro modo di sentire, ma soprattutto senti il tuo corpo che è in sintonia con quello degli altri e senti, mi viene da dire provare per credere, senti chi è che può essere in difficoltà, chi non lo può essere, tanto che sei così attento a questo che molte volte quando faccio la parte destra, molti allievi lo possono confermare, mi dimentico che cosa ho fatto e devo fare, mi devono suggerire loro cosa abbiamo fatto a sinistra, perché la percezione è veramente fortissima. Allora a Modena viene la Grazia che conduce il gruppo ed è sdraiata ed è accompagnata da Alessio, che è quel bel ragazzo laggiù in fondo, e poi c'è Giusy che tiene invece il gruppo del mercoledì ed è accompagnato da una bella donna che in questo momento non c'è. E quindi sono quattro i terapisti sostanzialmente che vengono a Modena. Bene, io direi che posso dire prendetelo il libro, non perché l'ho scritto io, ma perché l'ho scritto io, nel senso che è veramente la storia di quello che è successo. La storia fedele di come la mia vita ti è intersecata con questo lavoro, perché questo lavoro parla della nostra vita, perché il nostro corpo è la nostra vita. Quando finisce il nostro corpo non sappiamo dove va la nostra vita, ma sicuramente finché siamo qui il nostro corpo è la nostra vita. E quindi con questo vi saluto, vi ringrazio. Grazie a Maddalena, a Rita, a Grazia, ad Alessio, a Giusy che ci hanno raggiunti, a tutti voi. Vorrei chiedere a Costanza, che è la presidente Ting, di salutarci, di dirci qualcosa. Sì, intanto volevo ringraziare il piacere di avervi avuto. L'associazione Ting ha organizzato questa serata proprio perché l'importanza di dedicare spazio all'argomento.
E soprattutto perché i muscoli, in effetti, in qualità di kinesiologa, sono purtroppo presi come qualsiasi altra cosa per scontato. In realtà hanno molto da raccontare, tutte le nostre emozioni in realtà sono cristallizzate nei muscoli. Volevo soltanto invitarvi, dato che l'associazione TING è presente a Spilamberto, siamo in Sant'Adriano numero 13, alle altre serate che noi facciamo a livello informativo. Per esempio martedì 22 ottobre si parlerà della gestione dello zucchero, del diabete, e sarà condotta dal dottor Melotti, quindi un biologo che si occupa proprio, purtroppo anche in prima persona, perché ha anche un parente molto vicino che ha questa patologia. Quindi noi abbiamo il programma e quindi ci troviamo in genere il martedì o il mercoledì, facciamo queste serate gratuite aperte a tutti i soci, quindi quello che viene richiesto è semplicemente l'adesione in qualità di soci con un contributo di 10 euro. Perché lo facciamo? Perché abbiamo qui uno dei fondatori dell'associazione TING, che esiste dal 1984 e si sono spesi proprio in qualità di sì, medici, però anche amanti della medicina integrata, e si sono spesi nel corso del tempo per la divulgazione del benessere, quindi la formazione del benessere e l'informazione attraverso serate, attività, sia sul territorio di Bologna. Hanno condotto la festa della salute per 32 anni a Bazzano, quest'anno l'abbiamo condotta a Spilamberto, non so se avete avuto il piacere di venire. Comunque siete tutti benvenuti, come vedete il nostro sito è centroting.com, o se no andate sulla pagina Facebook Centro Studi TING. Comunque grazie del vostro intervento, buona serata. Thank you.